Ciao, chi non muore si rivede. Sono 2 mesi che non registro e non carico video più o meno. Non fate caso come sono conciata, ho una maglietta da casa e volevo farvi vedere qualche acquisto dell'ultimo periodo perché ha aperto Primark qui a Bologna, Casalecchio per la precisione. Quindi sono stata varie volte, volevo farvi vedere un po' di acquistini qua e là. E non ho un totale perché appunto ci sono stata varie volte, essendo appunto abbastanza vicino, cioè non proprio vicino a casa mia perché ci vuole una mezz'oretta, però proprio a 2 minuti da casa del mio ragazzo, quindi diciamo che ci capito spesso. Allora, comincio a farvi vedere una cosa che ho già utilizzato, ma volevo farvela vedere perché è un paio di jeans che adoro. Ne avevo bisogno? No, era in sconto a 7 euro. E sono questi jeans che, come vi dicevo, appunto, ho già usato. Sono dei vintage mom jeans. Ho già buttato l'etichetta, ovviamente, avendoli già usati. Ma sono praticamente fatti così, mom jeans, normalissimi. Un po' meno rigidi rispetto agli altri che ho. Quindi sono a vita abbastanza alta. E sì, io ci faccio il risvoltino perché sui mom jeans mi piace così. E sono, secondo me, stupendi. Li ho già usati un paio di volte. Poi, in questo giro qui, questa bustina qui piccolina, ho preso i cassettini, questi qua piccolini, dove ho messo i rossetti, magari dopo li prendo e ve li faccio vedere. Ho fatto qualche cambiamento nella mia libreria, magari vi farò vedere un room tour aggiornato finalmente, che da un sacco di tempo che dico lo devo fare e ancora non l'ho fatto. Comunque, in questo giro qua ho preso qualche cosina in sconto, è stata l'unica volta che ho trovato delle cose in sconto, che mi interessassero ovviamente. Ho preso, preparatevi perché quest'estate ho iniziato ad usare le canottiere. Canottiere, vestiti senza maniche, top senza maniche, eccetera. E pensate un po', non è finito il mondo, quindi penso che andrò avanti così ancora per un po', meno che fino a che mi sentirò a mio agio. Comunque, tutto ciò per dire che ho preso questo top qui, che oltretutto è un crop top che sembra minuscolo, ma se si, non so se si noti, non credo, è fatto a costine, quindi è super elastico ed è appunto a righine, a costine. Sembra super sbracciato, ma in realtà non lo è. E ha la toppina cucita, si è cucito praticamente di topolino. Questo qui l'avevo già visto a prezzo pieno, ma 8 euro no, non mi sono sentita di spenderli. Sono tornata un paio di giorni dopo e l'ho trovato a metà prezzo, quindi a 4 euro. Poi, sempre in questo giro qui, una delle ultime cose, sono questi pantaloni. Tra l'altro queste cose ve le ho fatte vedere su TikTok, ho fatto il mio primo TikTok in assoluto, non so se ne farò altri, però il primo l'ho fatto. Ho preso questi pantaloni joggers, pantaloni di tutto, insomma, grigi, quanto mi piace l'odore dei vestiti nuovi, e li ho presi perché non trovo mai pantaloni della tuta o felpe garzati, solo felpati, quindi pesanti, invernali. Adesso con i primi freddi non posso mettermi la felpa felpata, cioè esco la mattina, inizio a lavorare la mattina alle 7, torno a casa al pomeriggio, non posso mettere la felpa felpata, che faccio i sughi, come si suol dire qui da me. E quindi ho preso questi, che mi sono piaciuti un sacco, sono tipo cargo con la tasca, non ho neanche visto se è funzionante, sì, è una tasca vera. E hanno il polsino sotto. E mi piacciono un sacco, sono super comodi, elastici in vita, ma con la culisse, chiamavo culisse, non so. E di questi ho preso una M, che è una 44-46, l'ho pagata 14 euro. Una M anche del top, mentre di jeans ho preso una 42 di Primark, che quindi è una 46. Poi ho preso l'ultima cosa di questa bustina piccolina, ho preso il turbante per i capelli, gli orsetti del cuore. Mi serviva? Assolutamente no. Lo uso, sì, però era troppo carino, non potevo lasciarlo lì. E in confronto agli altri turbanti per i capelli che ho, che uso un sacco, questo è più, vedete, sottile, più compatto, essendo appunto in microfibra, secondo me, almeno, non c'è scritto, non sono appena inventata. Ma secondo me è in microfibra comunque. E questo costava 4,50 euro, c'era il 56% di sconto, l'ho pagato 2 euro. 2
2 euro. Vale. Quindi questo non lo butto per terra perché non è da lavare. Vi faccio vedere una cosa che ha preso il mio ragazzo che ha lasciato qui da usare a casa mia, perché è una cosa che alla fine ho comprato anch'io in pratica. Cioè, in pratica l'ho costretto io a comprarla sostanzialmente, perché come sappiamo tutte le varie crisi economiche, dell'energia, eccetera, quest'inverno il riscaldamento lo terremo, non dico il più basso possibile, ma più o meno, avendo anche una casa abbastanza grande, si vede da un po' che non registro, sto già chiacchierando un sacco, avendo anche una casa abbastanza grande, è meglio cercare un po' di risparmiare sia per l'ambiente sia per il portafogli. E quindi abbiamo preso a 28 la sua, è costata, Madonna, non avevo visto. Mio non è costata così tanto. Mi dispiace, non avevo visto, povero. Vabbè, ho preso questo, forse è costata di più perché c'è il brand dei Lakers. Comunque ha preso questo, questa super vestagliona che è gigantesca e enorme, ha le tasche, ha il cappuccio, dentro è super pelosina, non è pelosina, però è super morbida. Ho trovato un punto, ok, era questo il punto giusto. E Primark lo chiama Snuddy, non lo so, questo. Lui ha preso la taglia ML perché è veramente, cioè, veste enorme. Io avevo provato l'altra volta l'XS, XSS ed era perfetta, ma adesso vi spiegherò anche la storia del mio. E questo qui, lui ha preso questo dei Lakers perché è fan dei Lakers. E appunto 28 euro, non ho visto che costasse così tanto, altrimenti non avrei insistito a farglielo comprare, però comunque secondo me è un ottimo investimento. Poi un altro giro ancora prima di quel sacchettino lì piccolo che vi ho fatto vedere, poi vi faccio vedere la busta più grande di sabato, di lunedì, ho preso queste mollettine per i capelli e ne ho preso anche un altro set di questi qua, proprio più grandi che io uso un sacco sia per stare in casa sia per lavorare, perché come vedete finalmente sto facendo crescere un po' i capelli e ho preso questo set di quelle da usare in pratica qui per raccogliere, non so, il ciuffo davanti e questo qui ce le ha tartarugate e nere, costa 1,50 euro e ne ho preso anche un altro set da due, sempre fatte così, un argento e un oro, quello l'ho dato a mia sorella, quello argento lo uso io, già l'ho usato, mi piace un sacco, quello ho pagato 3 euro mi sembra, quindi questo. Poi passiamo all'ultima bustona che mi sono fatta fregare e l'ho presa anch'io perché è veramente troppo bella, secondo me. Questa busta qui, che è la busta riutilizzabile in edizione limitata. E ho preso, vi faccio vedere, una cosa in sconto che ho preso per mia sorella, perché lei l'ha già comprata, ma l'aveva presa a prezzo pieno, visto che era in sconto, ho detto, vabbè, la riprendo, così se si rompe ha il ricambio, diciamo. Ed è questa catenina, collanina, non so, per gli occhiali. Vedete, c'ha i gancettini qui. Che lei mi diceva che aveva visto un disegnino che si poteva attaccare anche la mascherina. Adesso non so come di preciso, forse qua dove c'è il gancettino. Non lo so, comunque fatta così con le perline e con i fiorellini. Prima col baleno e con i fiorellini. L'ho presa perché appunto era scontata da 3 euro a 1 euro. Ho detto, vabbè, ne prendo una. Per di scorta, io non l'ho preso perché gli occhiali sono sempre addosso, quindi non avrebbe molto senso. Poi, appunto, la mia versione di quel pecorone, come lo chiamo io, per stare in casa per non morire di freddo quest'inverno, è questa. Allora, adesso per il momento tengo lo scontrino e andrò a vedere se troverò la taglia meno, perché secondo me questa è veramente troppo grande. Però non ho resistito, ho detto me la voglio prendere perché già la prima volta l'avevo vista e la volevo prendere. Sono tornata la seconda volta per prenderla. Non c'era più di nessuna taglia. Sono tornata sabato, c'erano solo le ML. Ho detto va bene, la prendo. E l'ho provata e va bene. Insomma, da metterci sotto anche una felpa per fare proprio strato. Secondo me è stupendo. E se poi nel caso dei prossimi giorni ci torno e c'è la taglia almeno, magari la cambio, adesso vedo. Comunque, io ho preso questa versione qui. Cioè, ditemi quanto è dolce, scusate. Ed è sempre, come dicevo, la Snuddy. Qua costa 22 euro, non avendo il marchio, invece quello è il marchio Lakers, proprio il marchio registrato. Questa qui è da una parte rosa con i polipetti felici e dall'altra, come si intravede dal cappuccio, azzurra. Ah, non si vedono le faccine. Vabbè, fidatevi. Dall'altra parte si gira ed è azzurra con i polipetti tristi, un po' come i peluche, quelli che vanno di moda. Polipetto felice, l'ho girata, c'è cioè il polipetto triste.
per far vedere in base al vostro umore, insomma. Questo è stupendo, ha le tasche, è super super caldo, qui ha i polsini così non entra l'aria su per le maniche, cosa che odio, appunto cappuccio ed è boh, troppo peluscioso, troppo bello, troppo morbidoso. Quasi non vedo l'ora che sia freddo per usarla, nonostante io odio il freddo. Poi, una cosa che cercavo da un'eternità di tempo, sembrerà incredibile, ma le cose basic secondo me ormai si fa sempre più fatica a trovarle, e quindi l'ho trovata, l'ho presa al volo e poi in cassa mi è passata anche a metà prezzo, perché l'ho pagata sì 6 euro invece di 12, ed è una felpa nera, garzata, semplicissima, ha l'elastico sotto un po' alto, non so, non credo che si veda, ok, è un po' altino, ha i polsini sulle maniche, anche questi un po' alti, ma qua ci faccio il risvolto perché sono su di me sono troppo lunghe, ha le spalle un po' scese perché la cucitura è qui e mi è piaciuta un sacco, cioè l'ho provata, è larga, oversize, ma non eccessivamente. E boh, non ci potevo credere, quando l'ho vista l'ho presa al volo, mi sono quasi pentita di non averla presa anche di una taglia più piccola, così da averla più piccola da usare con dei jeans o dei pantaloni e una gonna più oversize, e questo magari con un pantalone più aderente, non lo so. Anche se secondo me questo qua è il fit perfetto. Questa costava 12 euro, è appunto garzata, non so se l'ho detto, quindi sottile da usare adesso tra settembre e ottobre, secondo me, poi in primavera. Ho preso una M, l'ho pagata 12 euro, non è vero perché in cassa ne è passata 6, non so per quale motivo, ma bene così. Poi ho preso, ecco, queste dovevo farmele questo weekend con il mio ragazzo, ma ci siamo dimenticati. Ho preso due maschere all'anguria, cucumero, chiamatelo come vi pare. Queste qui che costano 90 centesimi, ne ho presa appunto due, una per me e una per lui, adesso lo faremo il prossimo weekend. E dovrei essere alla fine, direi, stavo guardando, vediamo, prendendo fuori dalla busta se c'è qualcos'altro. No, perché poi ho pagato 2 euro la busta e ho preso un completino che ho visto su un manichino che mi è piaciuto un sacco. L'ho provato su di me e mi è piaciuto ancora di più. Ero un po' dubbiosa perché è una cosa un po' particolare, però provandola mi è piaciuto un sacco. Comunque, ho preso questi shorts qui, color caramello. Sì. Potrebbe essere color caramello. E sono di materiale abbastanza leggero in realtà, quindi non da usare quando fa freddissimo. Volevo vedere se c'era l'etichetta. Il bottone di ricambio. 100% Tencel. Non so che materiale sia, devo essere sincera. Però provandoli mi sono piaciuti un sacco, sia come fit, sia come sensazione del tessuto sulla pelle, anche se io questi sono un po' corti per il mio standard, quindi li userò con le calze sotto. E poi il pezzo sopra, questi scusate, ho preso come nei jeans, una 42 europea che è una 46 italiana. Questi costavano 16, ma non so come mai, alla cassa, Bermuda 7 euro. Non so perché mi siamo passati a 7 euro, ma va bene, non mi lamento. Anche perché erano delle cose nuove. E il pezzo sopra è strano per i miei standard, è un gilet super oversize, adesso lo allaccio così si vede meglio, le tasche credo siano finte, sì, sono cucite, è un gilet stile blazer in pratica, fatto così da chiuso, io lo userò penso aperto, comunque fatto da chiuso è così, stesso colore ovviamente degli shorts. E boh, a me piace un sacco. Adesso vedo se riesco a farvi vedere i capi indossati, se no vi metto la foto di quando l'ho provata in camerino e l'ho fatto per mandare al mio ragazzo. E boh, a me piace tantissimo come outfit questo con sotto una camicia o non so, un lupetto o anche solo una magliettina semplice di cotone, e magari shorts e poi non so, gli anfibi, gli stivali, eccetera. Boh, lo vedo un outfit molto molto carino, se lo facessero di altri colori comprerei sicuramente questo completo di altri colori. Questo l'ho pagato un po' perché ha della linea, quella più costosa diciamo di Primark, e questa è di, scritto contiene Lyocell, che boh, non so sinceramente che tessuti siano, se siano buoni, se siano scarsi, ammetto la mia ignoranza, 100% Tencel, anche questo uguale ai pantaloni ovviamente,
Di questo ho preso una taglia meno perché di busto sono più piccola rispetto al sotto. Probabilmente mi sarebbe bastata anche una taglia meno ancora, ma mi piaceva il fit oversize. E di questo ho preso una 40 europea, che quindi è una 44 italiana. E basta. Questo è tutto quello che ho preso ultimamente da Primark, più qualche cosina qua e là. Tipo ho preso un dispenser per il sapone per il bagno, mangiare in bagno. E i cassettini per i rossetti che sono qui. E niente. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, cosa avete comprato di bello ultimamente da Primark, se è già diventata la mia rovina. E niente, spero di aver fatto compagnia, se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!